Israele adesso malore per il premier Netanyahu, svenuto a casa e portato in ospedale per accertamenti. Sentiamo in diretta da Tel Aviv il corrispondente Giovan Battista Brunori. Sì, il premier Benjamin Netanyahu, 73 anni, è stato ricoverato qui d'urgenza allo Sheba Hospital di Ramat Gan, vicino a Tel Aviv. Il premier ha avuto un malore mentre si trovava nella sua casa di Cesarea, è svenuto, è caduto in terra, ha battuto la testa, ma ora sta bene. È giunto qui in ospedale, lo staff medico ha effettuato controlli che non hanno rivelato anomalie. Lo stesso premier Netanyahu, in un video diffuso nel pomeriggio, ha detto di stare bene e ha detto che ieri era stato insieme con la moglie Sara al lago di Tiberiade sotto un gran caldo, senza cappello e senza acqua. E ha aggiunto a Netanyahu: non è stata una buona idea. Un ricovero che giunge in un momento particolarmente delicato per la vita dello Stato di Israele, con manifestazioni che si susseguono anche oggi per la 28esima settimana consecutiva, manifestazioni proprio contro il governo Netanyahu e per la sua riforma della giustizia così contestata. È tutto, linea allo studio.